anche degli uomini che sono stati gli eroi della Croce Rossa italiana e sono stati catapultati in quell'amministrazione senza alcun riconoscimento. E qui oggi porta la nostra denuncia, porta la nostra rivolta, porta la nostra bandiera. Vederli alzati, scendolati queste bandiere in alto, perché le possono guardare dall'alto di Monte Cicogna e rendersi conto che il costo, il coordinamento si dà con le penitenziarie è solo l'inizio per noi. Poiché sono stato vittima più volte di aggressioni e mi sono ritrovato solo e fin quando sono arrivati gli aiuti, gli interventi, ho portato delle gravi lesioni che purtroppo ancora non riesco ad eliminare, quindi in virtù di questo io chiedo un aiuto, un supporto allo Stato affinché venga in aiuto ai poliziotti che garantiscono l'ordine e la sicurezza all'interno delle carceri. Sono un sostituto commissario di polizia penitenziaria operante nel circondario di Foggia. La mia denuncia è indirizzata alla carenza di sicurezza. È una carenza di sicurezza che viene dimostrata dal fatto che io in persona sono stato oggetto di più aggressioni nell'arco dell'anno e negli anni passati. Ciò deve far capire a chi di dovere che va fatta qualcosa di urgente all'interno delle carceri. In primis la necessità di aumentare gli organici, in quanto io stesso molte volte devo sostituire 6-7 persone nell'arco di un turno. E in alcuni casi non riesco a smontare e sono costretto a raddoppiare il turno per la carenza di personale. Questo mio messaggio lo indirizzo alle forze politiche che devono urgentemente intervenire, perché la cosa sta diventando veramente drammatica. Io esigo sicurezza, la mia famiglia esige sicurezza. Quali sono le condizioni di lavoro che dovete affrontare? Sono brutte, perché siamo abbandonati da tutti, dall'alto al basso proprio, abbandonati proprio. Cosa chiedete oggi qua in piazza Montecitorio? Più personale, più mezzi, più sicurezza, anche personalmente, le persone che ci lavorano dentro gli istituti di tutta Italia. Io faccio servizio a Roma Re Bibbia, lì abbiamo delle carenze non indifferenti, sia a livello strutturale sia a livello di organico. Noi poliziotti penitenziari ci sentiamo persi, ci sentiamo praticamente abbandonati a noi stessi, anche perché poi l'amministrazione ha dei fondi scarsi e capitano poi le varie vicende che noi ascoltiamo nei vari TG, tipo le evasioni di detenuti, perché appunto ci sono delle carenze strutturali. Che poi non vengono arginate, cioè tante volte noi siamo lì a ricoprire 3, 4, 5 posti di servizio con 300, 400 detenuti. È come non poter denunciare il degrado, lo stato, il catapultamento dell'ex Croce Rossa italiana, un corpo nato militare con quasi 2 secoli di storia. Ci troviamo oggi tutti quanti noi ex CRI in vari ministeri, chi a destra e chi a sinistra, senza esperienze, a fare degli incarichi che praticamente per noi è un mondo tutto nuovo. Ci mettiamo il massimo della volontà, perché noi siamo fatti così, noi di Croce Rossa. Abbiamo dato il massimo per salvare la gente per la strada, giorno e notte. La volontà non ci manca, ci manca forse l'esperienza in altri settori. Segretario, quali sono le istanze che portate in piazza oggi qui a Piazza Montecitorio? Fatto storico, direttore, il COSPI, il coordinamento sindacale penitenziario, è sceso con oltre 200 associati. Le richieste, noi partiamo dalla sicurezza nazionale del paese, partiamo dalla sicurezza del mondo delle divise, dalla polizia penitenziaria, e non dimenticheremo certamente gli amici dell'ex Croce Rossa italiani che oggi ci onorano e stanno cavalcando con noi l'onda della giustizia. Un rinnovo contrattuale di 10 anni dagli 8 ai 10 anni scaduto, la legge Fornero da buttare giù, il riordino bis delle carriere che non ha pensato agli uomini e alle donne della base, agli assistenti capo, agli assistenti, un ruolo aperto. E perché no? Parliamo delle aggressioni nelle carceri e lei oggi ha raccolto alcune testimonianze, la prima volta nella storia.
che i poliziotti iniziano a parlare, a denunciare un degrado, una scarsa qualità della vita nelle prigioni italiane. 58.000 detenute e 500, 35.000 uomini e donne, 11.000 uomini in meno. E allora al governo l'altra richiesta quale può essere se non lo scorrimento delle graduatorie, dei concorsi 305, 208, 170? Non sono numeri giocati all'otto, ma sono quei bandi di concorso abbandonati e accantonati. Abbiamo figli che studiano nelle scuole e tanti disoccupati. È ora di dare un avvicendamento a coloro i quali 50, 55 anni, 60 anni non possono rincorrere i detenuti, i galeotti, nelle carceri. Loro controllano dai 100 ai 200 detenuti. A noi la sicurezza, a voi il paese.